Grazie dottoressa Romagnello, che ci ha introdotto un importante aspetto dei caregiver, che è la possibilità che possono sviluppare loro stessi malattia, perché l'essere caregiver è un elemento di stress cronico. Lo stress cronico sappiamo che apre la porta alla malattia in generale, però dato importante è che ci ha indicato anche delle linee, diciamo, di intervento per in un qualche modo riorientare verso una situazione di equilibrio e di benessere anche l'attività di caregiver. Quindi la stessa relazione del professor Rebecchi attraverso il supporto del gruppo diventa un elemento di decongestione. Sicuramente ci sarebbero numerosissime osservazioni, ma apriamo un po' il dibattito, se c'è qualche domanda abbiamo un po' di tempo a disposizione. Marina, sì. Al dottor Rebecchi, che ringraziamo naturalmente per questo resoconto dell'esperienza di cui è molto partecipe. Giusto un'osservazione rispetto proprio a delle prospettive sicure, alle prospettive future. Sicuramente il pensiero di Bion credo che sia fondamentale nella conoscenza, nel riconoscere determinati stati della mente a questi livelli in cui il gruppo funziona. Credo che si possa pensare però anche ad una prospettiva non solo di, questo almeno è giusto come osservazione anche per sentire quello che ne pensa visto la sua esperienza, alle configurazioni in assunto di base, quelle basiche e orientate al compito del gruppo di lavoro come coesistenti, nel senso che possiamo anche pensare però come la vita del gruppo sia in qualche modo aiutata, supportata e metabolizzata anche tramite gli assunti di base, naturalmente nella prospettiva di mantenere il lavoro sul compito. Ecco, era questo pensiero, considerando proprio questo che può essere, senza voler essere naturalmente apprezzando, cioè senza Bion probabilmente la Melanie Klein certe cose non le avremmo potute né dire né fare, di modo che possa essere, perché a mio avviso possono essere, ed è questa un'occasione, di calare questi concetti non solo in quella che è una pratica clinica tra esperti, ma proprio nel renderla il più possibile praticabile all'interno proprio di un processo di cura sempre più condivisibile. E grazie ancora. Ti rispondo? Ti ringrazio molto della domanda, perché mi consente, perché ovviamente nelle relazioni si va per linee generali. Gli assunti di base sono praticamente, diciamo così, sempre presenti. La tecnica richiede di continuamente comprenderli, perché la prima cosa è quella, quindi io ritengo che occorra comunque un lungo training, che non sia possibile gestire dei gruppi senza un training ben fatto, e utilizzando ovviamente sulla base della esistenza e del percorso degli assunti di base, ovviamente poi è possibile l'attività del gruppo più creativa, più innovativa, eccetera. Cioè, in altre parole, quando nasce il bambino, cioè un'idea per esempio nuova, eccetera, non è che nasce a caso, nasce dopo un lungo travaglio, e questo travaglio è in gran parte fatto di assunti di base. Quindi la tua domanda è non solo giusta, ma descrive una realtà. Ecco, secondo me ciò che è difficile è leggere la realtà del gruppo, intendo, e leggerla con una certa accuratezza, in modo da non entrare negli assunti di base, perché altrimenti tutto si perde e si va nei guai più atroci. Si fanno dei danni. Si possono anche fare dei danni, esatto. Spero di averti risposto. C'è qualche altro intervento, qualche altro contributo?
No, niente, io volevo soltanto rilevare come questo concetto del coinvolgimento della famiglia sia un concetto che si rafforza negli ultimi anni, perché prima, essendoci più un concetto ospedaliero, ma parliamo di 15-16 anni fa, di questo percorso, non c'era questo sistema della cura, quindi non si vedeva lo stato vegetativo come una malattia sistematica, che coinvolgeva, questo vale non soltanto per questa condizione patologica, sintomatologica, ma anche per altre cose. Quindi ritengo che questa sessione di sostegno ai familiari sia una sessione ancora tutta da esplorare. Per esempio il progetto in carico di cui si parlava prima, stamattina citava Piperno, come anche gli altri progetti che sono stati di ricerca, lo stesso progetto Vesta, che in qualche modo ha visto anche le associazioni come un referente, mostrano questo desiderio della famiglia di come dire, essere maggiormente considerata rispetto a valutazioni sue che non sono cliniche, ma che però, come dire, intervengono in un rapporto umano di cui la medicina deve sempre più tener conto, insomma. Io credo che questa osservazione sia fondamentale, perché è tutto vero, cioè dall'ospedale chiuso siamo passati a un'idea più aperta, a un coinvolgimento sempre più forte. Oggi sarebbe impensabile lavorare senza la famiglia, sarebbe impensabile. Cioè lo studio che abbiamo appena sentito, no, per esempio l'impatto psicologico sulle persone che assistono, è una conseguenza in fin dei conti di quello. Voi pensate, non c'entra niente, ma c'entra anche moltissimo, quando si passò dall'idea dell'ospedale psichiatrico, ad esempio, all'idea della gestione delle persone con sofferenza mentale nel territorio, si faceva lo stesso percorso, cioè dobbiamo uscire da luoghi di chiusura e di separazione che apparentemente liberano gli altri, ma in realtà non è poi vero che li liberano, a invece attività dove tutti sono coinvolti e danno il contributo che possono dare. Io penso, questo lo penso da anni e via via che invecchio lo penso sempre di più, che il concetto dell'OMS, cos'è la salute, una condizione di benessere fisico e psichico, è assolutamente vero, e che per raggiungerlo occorre un coinvolgimento praticamente totale della società. Chiudo solo con una frase, che il medico cura, si diceva, ma il familiare si prende cura, e noi dobbiamo prenderci cura anche dell'insieme, quindi anche tutti gli interventi che sono stati, del quale si è parlato oggi, in particolare in questa parte, in questa sessione, sono fondamentali anche proprio per sottolineare l'attenzione al prendersi cura dei familiari che si prendono cura. Grazie.